Pesca Mondocaccia, 150 marchi presenti, 12.000 metri quadrati di superficie espositiva, una fiera che sta crescendo nonostante le difficoltà dell'economia in generale. Siamo soddisfatti di come si è strutturata la fiera, crediamo che sia un buon punto di partenza per un'edizione che riteniamo possa dare risultati importanti per il settore. Ci sono nel mondo, nel settore della pesca, la parte professionale, la parte amatoriale e una serie di iniziative organizzate dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva, la FIPSAS, assieme ad altre iniziative importanti che sicuramente catalizzeranno l'attenzione degli visitatori. L'evento è stato promosso in maniera importante, quindi siamo convinti, siamo certi che sarà un'edizione molto importante. Mondo Pesca è un appuntamento annuale che i nostri amici pescatori e tutti gli appassionati possono venire a visitare e in questi 3 giorni trovare, oltre a tutte le novità del settore, anche diversi aspetti, diciamo, ludici, dove ci saranno diversi convegni, diverse conferenze, diversi appuntamenti dove verranno insegnati anche aspetti più prettamente tecnici come la pesca alla mosca. E quindi io sono convinto che in questi 3 giorni potranno trovare tutto il materiale per poter suscitare il proprio interesse e potersi comunque divertire. Il mondo della pesca che è qui presente dà anche la cifra di come i pescatori siano le prime sentinelle del territorio, quindi è un'attività che è un'attività professionale, perché sono anche gli operatori professionali, ma è un'attività anche sportiva e io aggiungo anche di tutela dell'ambiente. Siamo qua in questa nostra struttura fieristica dove stiamo ospitando il mondo della pesca e il mondo della caccia, in particolare il mondo della pesca, un mondo che per il nostro territorio è molto importante perché è tradizionalmente riconosciuto per la pesca al tonno e quindi ogni anno centinaia di appassionati arrivano sul nostro territorio. Questo ci permette di creare un indotto anche a livello turistico, di ricezione turistica e quindi di sviluppare la promozione del nostro territorio anche tramite questi appassionati che ogni anno arrivano e fanno questo tipo di attività. In occasione della 5ª edizione di Mondo Pesca abbiamo voluto fare un regalo a tutti i pescatori e abbiamo voluto fare un regalo con un Deplian, Farfarello Pescatore. Che cos'è Farfarello Pescatore? Sono gli antichi sistemi di pesca che oggi sarebbero molto penalizzati se un guardia pesca trova il pescatore usare questi sistemi, che però è una cultura che secondo noi non va dispersa, e questa ci sembra l'occasione giusta per presentare un libro dedicato ai ragazzi. Siamo per la prima volta a Mondo Pesca, anche noi del negozio del Paradiso del Pescatore, la nostra catena di 9 negozi, il Paradiso del Pescatore, che fa capo a Linea F come garante dei nostri prodotti. Quest'anno per noi è la prima esperienza, siamo venuti a vedere se le condizioni sono quelle ideali per poter proporre il nostro prodotto anche in quest'ambito. Come sempre facciamo in tutte le fiere, in tutte le esposizioni, oltre ai nostri vecchi prodotti che sono già molto conosciuti, anche online abbiamo una bella profondità di vendita, soprattutto su online, su molti dei nostri prodotti. Anche qui, e come faremo nei prossimi eventi, presentiamo dei prodotti nuovi legati un po' a tutto quello che è il nostro mercato, perché noi abbracciamo tutto il mercato della pesca, quindi dal mare all'acqua dolce, al car fishing, allo spinning. E qui noi specialmente abbiamo presentato dei prodotti nuovi, sono dei mulinelli da mare, da surf casting già col filo trecciato, dei mulinelli da surf casting da lancio lungo
che per esempio qua in una situazione come questa qua, soprattutto in questa zona, viene praticato molto spesso. Mulinelli da spinning già imbobinati con filo trecciato, canne da spinning da mare che sono assolutamente novità per noi, le salt water, tutta una serie nuova di canne per fare spinning medio pesante e le nostre nuove canne da spinning medio leggere. Tutto prodotto nuovo 2014 del nuovo catalogo che noi stiamo presentando in quest'ambito qua e cominceremo a presentarlo nei prossimi eventi. Oltre a questo, naturalmente, tutti i nostri prodotti qui in fiera sono soprattutto molto convenienti perché sono scontati oltre a quello che già viene fatto nel negozio con i nostri prodotti che sono conosciuti proprio perché sono a prezzi molto competitivi e validi per tutti. Siamo venuti in questa fiera per presentare alcuni prodotti specializzati per la pesca mosca in mare, in particolar modo per il tonno, appunto da approcciare con la pesca mosca. Prodotti che distribuiamo noi sul mercato italiano della Sea Level, quindi per code del 14, per code del 16. Il nostro negozio è a Reggio Emilia, fuori dal casello 5 minuti in direzione Parma. Abbiamo nel nostro punto vendita prodotti dell'Hardy, della Guideline, di cui siamo distributori, ma anche prodotti Patagonia, Sea Level, sono circa 400 metri quadri specializzati esclusivamente con prodotti per questo tipo di pesca. Il prodotto di cui stiamo parlando, quindi è questo Dragonfly, 5,7 pollici a colori, incorporato già un'antenna GPS, la capacità di leggere le cartografie di tipo Navionics e sempre all'interno ha un doppio ecoscandaglio. Abbiamo un sonar di tipo tradizionale ma su tecnologia CIRP e un Down Vision, cioè un ecoscandaglio, sempre diciamo, una categoria sonar, con frequenze molto più elevate, in grado di darci un dettaglio di assoluto rispetto come quello che vedete in questa immagine. Ok, collegato in rete attraverso le varie porte a qualunque display della gamma Raymarine, ci può portare questo tipo di tecnologia su tutti i display. Mi fai vedere quella chicca che ho visto di là, la telecamera termica? Volentieri, andiamo. Premendo il tasto virtuale sul display con scritto termocamera abbiamo un'immagine termica sul nostro display, il che significa che tutto quello che voi state guardando in questo momento non è nient'altro che la capacità della termocamera di trasformare il calore delle cose in immagini.